Nelle sale del Castello del Malconsiglio di Miglionico, in provincia di Matera, sabato scorso un nuovo appuntamento con lo spettacolo itinerante La Congiura dei Baroni, l'intreccio del potere organizzato dall'Ensemble Teatro Instabile con l'amministrazione comunale. Un progetto curato nei dettagli che intende far conoscere le intrigate vicende avvenute nella seconda metà del XV secolo nel mezzogiorno d'Italia con il re Ferrante d'Aragona, figlio di Alfonso V il Magnanimo, contrapposto ai baroni detentori di un potere locale presso i propri feudi. La Congiura dei Baroni, l'intreccio del potere tornerà anche i prossimi 6 e 14 agosto 2022. Signori, il principe è parente da tutto il regno e tu non lo sai. Perché a Miglionico? E perché? Che facciamo così schifo? A Miglionico il terreno non può venire. Ma non è un fare. Venite! Venite! E madonna mia, non ne si nemmeno il tempo di ingoiare la saliva. Che hanno fatto? Che hanno detto? Ma tu lo sai! Sì, smettila di dire. Quando ho visto il regno, ho fatto le riverenze come mi sarebbe mai superato. E poi, come se non fosse me, mi è venuto a dire: maestà, perché siete preoccupati? E lui? Il referente si è fermato, mi ha guardato sorridendo e mi ha detto: signorina, siete nobile nell'aspetto, lo vedo, ma qualsiasi investitura, qualsiasi titolo venga a dare su questa terra, non sarà mai sufficiente a rendere testimonianza della nobiltà del vostro cuore. Ah. Santa Maria, che bella cosa! E poi ho visto bellissimo in viso. Sei chinato, mi ha detto sulla fronte a testo. Da oggi tu sei il mio angelo. È il Signore che ha ascoltato la mia preghiera. Sapete anche di tuo padre, onesto e fedele, roccia e devota per l'uomo che avesse di scuro di pane di lepre. Questo è un esperimento che l'amministrazione comunale ha iniziato già nell'inverno del 2021 dopo aver vinto il bando rievocazione storica del Ministero dei Beni Culturali, perché per noi la nostra rievocazione storica è parte della nostra identità culturale, quindi era giusto non raccontarla soltanto il 14 di agosto ma iniziare una strategia di sviluppo basata sul teatro e basata sul cuore identitario dei miglionichesi, ovvero la Congiura dei Baroni. Abbiamo dato la possibilità anche ai nostri ragazzi e ragazze di formarsi, di far parte di un gruppo di professionisti, e questo fa parte di contaminazione culturale, di contaminazione che l'amministrazione comunale vuole sempre di più. Il nostro motto è sempre quello di guardare Miglionico con gli occhi del turista. Questo è soltanto un esperimento quest'anno che noi speriamo possa continuare nel tempo, deve continuare nel tempo, perché il castello deve vivere, deve rivivere e deve far appassionare le persone. Non parliamo soltanto di un percorso multimediale nel castello o del Museo Nazionale, ma stiamo parlando di anime vive, di passione che voi avete visto durante tutto il racconto. E questo continuerà nel tempo perché sarà l'impegno dell'amministrazione comunale sostenere la compagnia, sostenere il progetto di Giuseppe Ranoia, che ha portato sul nostro territorio professionalità, competenza, e spinge l'amministrazione comunale a costruire una strategia turistica di accoglienza. Quindi noi che vogliamo diventare sempre di più la spalla di Matera, creando degli appuntamenti settimanali di racconto della congiura, significa che il turista viene qui e ha la possibilità di vivere la storia del comune di Miglionico. Mi predisse tutto l'odio che ora ricade su di me. Ma il Papa ti fa la professione? È una lunga storia, promettendo protezione e grandi cose ai baroni che, come la tradizione si oppongono alla corona, è al controllo centrale della gestione economica e legislativa del regno. Ciascuno esercita la sua legge nel proprio feudo. Come difende se i loro possedimenti arrivano alle porte di Napoli? Questo spettacolo è uno spettacolo itinerante nelle stanze del castello. Mi è piaciuta questa idea, un poco mi sono specializzato in questa formula di teatro itinerante sui luoghi storici, quello di Colobrario innanzitutto, poi Megalellas con Policoro e Metaponto e adesso questo gioiello che esiste qui a Miglionico con una storia molto densa, molto bella, quindi noi giriamo per le stanze del castello dove si incontrano i vari personaggi, alcuni dei personaggi, pochi a dire il vero,
dei personaggi che sono protagonisti di quella storia occorsa nella seconda metà del 1400. Con l'amministrazione comunale, che ha fortemente voluto questo tipo di spettacolo, ci siamo intesi e abbiamo realizzato un laboratorio teatrale che è partito l'inverno scorso, poi a singhiozzi per via del maledetto Covid, lockdown e via dicendo, però ce l'abbiamo fatta e come avete visto ci sono 7-8 ragazzini che sono le future leve, saranno sensibili a questa esperienza, e poi altre persone adulte, poi altre per ragioni di lavoro non hanno potuto partecipare alla fase finale dell'evento. È una storia, come dicevo, densa, che è ancora aperta. Gli studiosi stanno studiando i vari documenti, la storiografia, che la storia si fa sempre sui documenti e mai sulle chiacchiere. E quindi io ho preso a piene mani sugli studi della Federico II di Napoli, dell'Istituto Aragonese di Napoli, e quindi ho carpito varie cose che poi le ho inserite nella scrittura teatrale. Questo cosa insegna? Beh, basti guardare quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, come diceva Gian Battista Vico, corsi e ricorsi storici, e quindi poi ho voluto mettere una dimensione umana e pertanto questi personaggi parlano direttamente ai vari spettatori. Il suo coraggio, persino anche i nemici che si tirarono sul passaggio, una volta libero, il braccio di uomo reale. E conquistato Salerno, prima che la strada del terreno punisse la città della sua pensione, perché se prese in urgenza. E anche se le contese non saranno più in casa, ci muoverà guerra sempre, con ogni mezzo, per sospondere lontane. Così Ferrante affida la sua spada e disseda il labbro del figlio Alfonso, seminando morte e distruzione tra i suoi studi. Se Dio avesse posto occhi anche sulla nuca, forse non saremmo continuamente tentati di guardare solo chi ci avanza in gloria, ma vedremo anche chi con pena ci segue. E capiremo che arrestarsi quando conviene a corsa della gloria sia la cosa più saggia. Ma ti ringrazio per la mia arte, l'arte è di tutti, l'arte è un bene che si deve condividere sempre, e questa è stata un'occasione per me bella, come tante altre che mi hanno visto protagonista nella nostra terra, per condividere ancora una volta nuove storie per quanto mi riguarda, anche se per l'attore il teatro è conoscenza e quindi significa approcciarsi sempre a un nuovo personaggio con la curiosità del bambino, del fanciullo che dovrebbe muovere sempre l'animo non solo di chi fa questo mestiere ma anche di chi osserva. Speriamo di aver dato ancora una volta tutto il meglio di noi, e è stata un'esperienza bella perché basta guardarsi, hai una location meravigliosa, straordinaria, incantevole, che ispira l'attore, perché il luogo e lo spazio teatrale è fondamentale per un attore, quindi una location meravigliosa, avevo avuto il piacere già di conoscerla lì addietro, ma con un personaggio come Antonello Sanseverino, che appunto io interpreto in questa congiura L'intreccio del potere per la regia di Giuseppe Ranoia, è un personaggio che qui ha davvero la sua collocazione ideale. E quindi noi ci auguriamo di poter fare di questi spazi meravigliosi della nostra Basilicata sempre il salotto nel quale incontrarci non solo con i lucani, ma soprattutto con tanta altra gente che sceglie ormai da anni questa terra per immergersi nei piaceri e soprattutto nella conoscenza, nella cultura, quello che noi umilmente cerchiamo di fare. Petrucci, guarda! Guardami Antonello, ti ho detto! Guardami! Non potrò mai perdonarti di avermi condannato al supplizio di ammazzare chi ho amato più di un fratello. Il re sono io, e non c'è persona che alla fine non voglia e che non faccia tanto quanto voglio io.
Lavorare con Giuseppe Ranoi è stata per me una novità. Ho fatto altre cose, ma amatoriali, quindi tra amici. Quindi fare questa cosa mi ha sorpresa molto, perché è una cosa nuova per me. Nonostante io avessi altra esperienza, però questa è stata bellissima. Io spero che questo progetto continui e che si possa rifare nei prossimi anni. E quindi io piena disponibilità a Giuseppe e a tutta la sua compagnia, perché sono veramente persone eccezionali. Sì, è stato voluto il vernacolo milionichese, tant'è vero che io più volte ho chiesto a Giuseppe se era il caso di parlare in milionichese con gente che magari non era del posto, ma lui mi ha risposto dicendomi che era nobile portare avanti il nostro dialetto, e quindi una versione data dal popolo, dalle popolane che facevano servizio al castello e che quindi l'unica lingua che conoscevano era quella. E quindi